Non puoi farcela contro l'oscurità. Hai ragione. Non posso farcela da sola. Ma tutti insieme ci sosterremo a vicenda. Che staresti bene senza tutti quei capelli sul volto. È solo una forma temporanea, Afrodite. Ricorda che se vuoi essere presa sul serio, l'aspetto è molto importante. L'aspetto non è importante, è la mente che conta. Ma sì, certamente. E la tua, in modo particolare, può fare delle cose meravigliose. Beh, grazie. Ma il volto è lo specchio dell'anima, o qualcosa del genere. Se ti senti potente, sei potente. Immagino sia vero. Lascia che ti insegni a farti le trecce, ti cambierà la vita. Sarà divertente! Ottimo. Poi faremo inventare a Efesto il tosa erba, così penseremo a quelle sopracciglia. L'hai trovata? La mia essenza. Come avevamo pianificato. Sei pronta? Io... credo di sì.
saggia, Athena. Dei e mortali saranno una cosa sola. Con il tuo consiglio ci condurrai tutti. Sono tornata. Certo, avresti potuto metterci un po' meno, però. E quelle ali sono pericolosissime. I progetti di Dedalo sono scadenti e approssimativi. E a proposito di cose scadenti e approssimative, tu, Hermes. Ed eccola che comincia. Ha sempre qualcosa da dire. Ehi, Athena. Sono felice che tu sia tornata, però magari. Sì. Magari è ora che diventi un po' più giudiziosa con tutti questi giudizi. Sai, io ti ammiro davvero molto. Sei critica, ma anche saggia. Il più delle volte. Grazie, Phoenix. Insieme ripartiremo con un nuovo, saggio piano. Ma possiamo ancora prendere a pugni Tifone, giusto? Phoenix imparò che giudicare, essere critici, anche testardi, non è sempre un difetto. Può anche dare la sicurezza di rifiutare un consiglio sbagliato. Magari avrei dovuto dare ascolto ad Athena più spesso, invece di provare ad avere sempre ragione. Forse anche il grande Zeus può sbagliare dopo tutto. No, non sto dicendo questo. Le mie decisioni sono tutte grandiose. Tu mi hai incatenato a una roccia. Ho un'aquila che mi divora il fegato ogni singolo giorno. Lo so. Fammi sapere se vuoi comprare qualche cosa.